Sergio Troiano. No, non ti preoccupare. Ciao Sergio Troiano. Ciao. Lui è da presentato. Grazie. Ciao. Di essere venuto sul tram e di esserti anche tu. Grazie a te. Prestato un biglietto, posso tenerlo? Sì, sì, è tuo, è certo. Ci mancherebbe. Per ricordo. Se vuoi ci possiamo andare ad attaccare. Va bene, andiamoci ad attaccare. Dai, andiamoci ad attaccare. Ma che ce ne frega? Allora, prego. Allora. Ma quante signore carine che ci sono. Un aereo di 100 vetrate. Che divertente. Ma dai. Sera Crimea, ecco padri. Eccoci qua. Bene, allora, questo signore. Niente, sono la nostra band. Sono Ricca e Gianni. Sono una band straordinaria. Posso stare tranquillo? Sì, 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 sì. No, stai tranquillo. Allora, vabbè. Sergio Troiano, la signora Crimea l'ha già anticipato. Valerio di 100 vetrine, volto. Sì. Torinese però. Torinese. Assolutamente torinese, esatto. Uno dei pochi peraltro. Esatto, una delle perle di Torino. Una delle perle. Famoso di 100 vetrine. Questo è bello, detto da lei. Dottore. Ci diamo del lei. Sì, anche. Ci conosciamo da anni, ma va bene lo stesso. Va bene. Ah no, allora, senti. No, sempre più serio, però ci diamo del lei. Allora, dica, di che cosa dovevo parlare? Io volevo parlare della sua, come dire, figura di imprenditore. Non vuole sapere come vanno le puntate, dicendo no, perché la solita domanda è quella. Se vuole anticipare qualcosa. Ma quali sono? Non so niente. Ma allora, non diciamo niente. Non diciamo niente. Guardatevi 100 vetrine, guardatevelo, tanto sono in tanti che lo guardano. Siamo milioni, ma che dico milioni? Di più. Milioni! Ecco, ma non saremo certo noi a favorire il successo di 100 vetrine. Assolutamente. No, però a parte gli scherzi, sei vabbè, un attore che è da tanti anni che lavora sulla piazza, però adesso hai, come dire, un po' svoltato. Sì. Nel senso che su Torino hai fatto un investimento po' diverso. Sì. Non lo so, sarei tu poi a dirci se è vero, però. No, vabbè, ma no. Questa... Hai comprato un cinema. Uno. Sì, uno. Possiamo dire uno? No, uno, per adesso uno. Va bene. Per adesso uno. Non possiamo dire altro. No, no. Perché? Nel senso. Scusate, perché... la mia fermata. No, Sergio, vieni qua. No, ti chiedo perché. Perché scusa, allora, un attore che comunque. Ma perché, allora, a parte un attore, io penso, posso essere serio? No, no, dico, è serio, devo darti a lei? No, nel senso posso... darmi del lei, ma può essere. No, io penso che arrivi un momento nella vita di tutti gli uomini in cui esiste la necessità di soddisfare le cose, i bisogni primari della vita, no? Guadagnare, fare. È un momento in cui uno deve fare qualcosa anche per gli altri. Certo. Io penso di aver scollinato questa cosa. Io ho detto adesso tocca a me. Mi sono guardato intorno e ho detto adesso tocca a me. Sei sceso in campo senza fare. No, ma non scendendo per carità, non è una cosa. Che non sono sceso, ero già lì, ero già in campo, ero già in battaglia. Cioè, a parte il fatto che aver riaperto in via Po la sala ha portato dei vantaggi a tutto il commercio della via, perché c'è una frequentazione diversa. E questo chiaramente crea più entusiasmo ed è sulla base dell'entusiasmo che, com'è, l'ottimismo è il profumo, della vita, quella cosa lì. Gianni. No, però voglio dire, questo è il motore centrale. Poi c'era un'altra preoccupazione, questa bisogna dirla di fondo, cioè disarmare, questo lo dico ormai da esercente. Dai, cioè adesso parlo, togliamo i panni da Valerio, sei esercente. Esercente, non possiamo disarmare, io dico disarmare, ma insomma abbandonare il centro della città, non è possibile. Disarmare il cinema è un fatto importante, vedere il cinema, il luogo di tutto il dopoguerra, dove il centro commerciale, dove dentro c'erano i cinema, era il centro. Con la nascita dei centri commerciali, dei multiplex, la gente si sposta alle periferie, per carità, tutto bene, però il centro si degrada automaticamente, cioè non c'è speranza. Si inaridisce, c'è meno proposta culturale, ma c'è meno proposta economica. Ma meno gente che viene, gira, meno gente gelato, che viene, compra il gelato, meno negozi che possono vendere a un certo prezzo anziché un altro, e tutto piano piano cala, rende la città disarmata, cioè anche un po' sbandata, perché poi alla fine, per quanto tu possa abitare in qualsiasi a Troffarello, perché ormai ci piace, il centro di Torino è il centro della bandiera. Si va in centro, vai a Troffarello, in centro Torino. Se non c'è nulla è una catastrofe, questo è il concetto. Senti, volevo fare invece un'altra cosa, volevo chiederti un'altra cosa, perché. Ma qui poi prendiamo la coincidenza per Lingotto. Per Lingotto, e si va dritti e non so dove. Ma questo è bello. No, l'ultima cosa, brevemente, il tuo percorso anche artistico, lascia stare la signora Crimea, il tuo percorso anche artistico. No, ma io se passo la mia vita a dire signora, dire ti amo. Il tuo percorso artistico però ha un che di... Non l'operatore deve... cos'è? Non è gay l'operatore? No. Io ti amo, mi ha subito fatto l'occhiolino. No, si è mosso un po' la camera. Ciao. Dai, lascia perdere. il tuo percorso artistico, perché ha un che di coraggioso, ma anche dagli inizi. Io mi ricordo una volta che tu mi avevi detto che...
certi anni, non svegliamo quali, comunque già il fatto che a Torino scegliere di fare l'attore era una scelta coraggiosa. Clamorosa. No? Cioè, clamorosa. No, ma una volta vedi, bisogna che qualcuno dica. Dai, dillo. Che, no, bisogna che qualcuno lo dica. Dillo lì. La Fiat non c'è più. No. No! Ma bisogna dirlo. Sì, sì. Ma no, perché qualcuno non se ne è accorto. Ma sai. No, sì. Questo, anche questo bisogna dirlo. Sì, vabbè, diciamo. Non c'è quasi più. Non c'è più. Non c'è quella di una volta, ce n'è un'altra, però sì, bisogna dirlo, perché invece tutto sembra voler rimanere quella. No, no. Ma una volta, questo lo dico, perché una volta, quando ho cominciato io, una signora Crimea, lei si ricorda di quando ho iniziato io? Vent'anni fa, trent'anni fa, erano bei tempi quelli. Erano bei tempi, li abbiamo condivisi insieme, certo, guardi cara, che stata sono io adesso per dire. No, c'è una certa amicizia tra sé. Ciao. Grazie, cara, cara. Non si distragga delle quando abbiamo iniziato la nostra carriera, cioè, io ricorderò sempre che ero una macchinista di Roma, mentre giravamo mi ha detto, oh, ma tu da dove vieni? Mi faccio da Torino. A Torino, ma fanno le macchine a Torino, fanno mica il cinema, fanno... Giusto, aveva ragione lui. E tu dovevi fare le macchine. Cioè, era impegnato, avevamo un grandissimo attore, il più grande attore di tutti i tempi della storia del cinema, che è nato artisticamente a Torino, che è Volonté, sì, però è un caso del tutto isolato, milanese, trapiantato, eccetera, poi per è andato il resto a Roma. Per il resto macchine. Fiat. Macchine, non si poteva fare un carro, non esisteva, cioè esisteva quello, è stata la sospensione del grande, voglio dire, momento industriale della Fiat, che ha sospeso la città, da una città che era partita con l'industria cinematografica, si è sospesa nella guerra, le macchine, e che adesso in qualche modo sta riprendendo una vecchia radice, perché ovviamente ricostruisci l'industria anche da, non è un caso che si faccia a Torino la soap opera, certo, perché secondo me la soap opera è l'unione tra proprio l'industria e il cinema. È la nuova catena di montaggio. È la nuova catena di montaggio della televisione. Sì, voglio dire, bisogna dirlo, no, diciamocelo. Non si producono macchine, infatti, ma si producono montaggio. Una volta tu ti sei definito un soap operaio. Un soap operaio. Mi sembra una definizione. Un soap operaio. Ma invece avevamo il presidente operaio, scusa, io sono un soap operaio, voglio dire, no. No, ci sta. Guarda, ci sta. Abbiamo. Siamo arrivati alla fermata. Siamo a giugno. Siamo a giugno. Quando andrai in onda? Non lo vorrei avere. No, 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 stai sereno. Stai sereno. Voglio dire, abbiamo una... Dove siamo? Beh, siamo arrivati, sì, siamo quasi dove arrivati siamo? Alla tua fermata. Non ci sarà più qua. No, io adesso qua tiro giù tutto, faccio più un centro commerciale e metto 10 sale cinematografiche, sì, tiro giù Palazzo Madama. Parlando male delle multiple, no, ma infatti. Centro, vai, no, vai, c'è una bene famosa battuta sui multiple, no, sono una cosa bella, bisogna dirla, vai, una citazione. Vai. Non guardare la signora no, Crimea. Perché mi guarda così? Perché lasciate perché mi guarda, ma che allora, trame? Quando si portano questi personaggi qua, cioè, scatenano un fascino ormonale sui... No, io ce l'ho con i multiplex perché mi ricorda una cosa che disse il subcomandante Marcos. Eccolo lì. No, non lo dico, se non volete saperlo non ve lo dico. Sì, dillo solo. Ma insomma, era l'anticipazione a una... Insomma, doveva avere un convegno, è arrivato in ritardo. E ha introdotto il discorso dicendo, devo dire una cosa, scusate compagni, ma sono stato fermato dai mostri prima di arrivare qui, no? I miei compagni vicini dicono che si trattava di carri armati americani, c'è chi dice che si trattava di elicotteri, io dico compagni che si trattava di mostri. Ecco. Ecco, è la stessa cosa per noi si può dire, riferito in molti multiplex, sono dei mostri che ci circondano, poi sono delle multinazionali, però sono dei mostri, cioè, sono orribili. Sono cattivi. 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 Cioè, dove, io non so, c'è della gente che ci va, io so, questo lo so di preciso, che entra lì e non esce più. Non la trova, non ma si sa perché, non si sa, cioè, e non si capisce, entra lì e basta, si copre anche le scarpe, finiscono dentro le cose dei popcorn, non bellissimo, li tritano, sì, non in un film di Romero, li vendo per democrazia, giusto, perché io sono democratico, e sì, giusto, no, e sì. E fai bene, no? Okay, perché la famiglia media che non vuole portare il bambino al multiplex ci deve andare per forza perché è popcorn. Esatto. E io dico popcorn, se andate, me. Ma fai bene. Dico, allora, sbagliato. Stiamo arrivando alla fermata di Sergio Troiano. Io scendo, vado a vedere quanto è incassato questa bravo, sera. Bravo, siamo proprio lì davanti, perfetto. Faccio grazie mille. I dati. E da dove scendo? Qua. Ah, da qua? Prego. Grazie. Una... Sì, sì, no, ma io volevo stare ancora un po'. Ma non è che possiamo. No, purtroppo che la regola è questa, che ogni ospite finisce la fermata. Sì, sì, guarda, ci stiamo fermando. Ma però io qui dove vado? Mi lascio in mezzo alla strada. No, vabbè, ma si prende un va bene, grazie allora, bene, è stato un grazie, piacere. Sergio. Arrivederci. Grazie mille, è stato molto gentile. Ecco, grazie. Mancherebbe. Arrivederci. Omaggi a arrivederci, signora. Stia bene. Ciao amore. Descriva Torino con una parola.
Media tante parole, ma... Media. Fredda. In crescita. Caotica. Triste. In letargo. Magica. Carina. Provinciale. È molto bella, dai. Ecco, quello che rappresenta tanto la città e che io amo molto da quando ero ragazzo è il suo simbolo. La mole antonelliana dei fratelli Antonelli. Bellissima. A me piace moltissimo. I miei figli sono nati qui, io invece sono di Padova. Qual è il simbolo di Torino? Il toro. La mole. La mole. Il toro. Il cavallo, quello che c'è al bar Torino. Un toro. Il toro. Beh, il toro. La mole antonelliana. Guardi, qui non saprei risponderle. Guardi, proprio le posso dire che era una gran bella città dove si viveva molto bene. E beh, insomma, il cavallo di bronzo, sì. Il simbolo di Torino, la mole. La mole. Toro. La Juve. Simbolo in che senso? C'è il toro, no? Il leone, no? Il toro, il toro. La mole antonelliana, dei fratelli Antonelli.